Amici del canale, oggi nuovo video di restauro che passione e vi racconterò il restauro di un tavolo intarsiato, uno di quei lavori al quale io sono legato molto affettivamente perché mi hanno dato molta soddisfazione. Avevo delle immagini video e delle fotografie che qualcuno di voi insomma aveva già visto, però insomma ho deciso di fare un collage in maniera tale da farvi il racconto completo del restauro di ripristino di questo tavolo. Siete pronti? Andiamo a vedere le immagini, vai! Ed eccoci arrivati all'inizio di questo restauro. Il tavolo in questione è un tavolo inglese della seconda metà dell'Ottocento. È stato costruito in radica di noce, intarsiato in bosso, ebano, radica di betulla, mogano e noce. Le tecniche applicate sono l'intaglio e, come vedete, dalle immagini l'intarsio. Ecco le condizioni di questa parte di intarsio che purtroppo è molto deteriorata dall'alluvione che ha subito appunto questo manufatto ed è arrivato qui in bottega in queste condizioni. Non vi nascondo che anche io, che ho insomma una certa esperienza nel restauro, insomma ho detto speriamo bene, vediamo cosa esce. Mi sono avventurato e ho iniziato questo lavoro cercando di sollevare, bagnando precedentemente il piallaccio, cercando di sollevare le parti che, come vedete, sono concave, sono molto tirate, hanno preso una forma, anche perché è stato abbandonato per tantissimi anni questo manufatto, quindi aveva preso anche il piallaccio una forma tutta strana, insomma, non era più attaccato al fondo del piano di coperta da tantissimi anni, quindi è stato un lavoro prima di ho dovuto bagnare appunto il piallaccio per poterlo poi alzare evitando il più possibile dispersione di materiale che avevo. È un lavoro da fare con molta pazienza, senza nessuna fretta, cercando di valutare i pezzi che è più conveniente togliere completamente piuttosto che quelli che è più conveniente alzare e non togliere. Questo per effettuare una pulizia all'interno del manufatto, all'interno del piallaccio, e poi per poi poter effettuare un incollaggio, il più preciso possibile. Come vedete, faccio dei saggi, appoggio diciamo il bisturi del taglierino in maniera tale da cercare di capire dove eventualmente fare un'inserzione per poter poi insomma inserire della colla. Ecco, in questa fase delle immagini siamo un po' più avanti in questo primo, diciamo, step di incollaggio. E buona parte di questo piallaccio sono riuscito ad alzarlo, ecco come vedete in questa fase qui, senza toglierlo completamente. Questo per evitare di fare meno tagli, di fare meno incisioni. Come voi sapete, il concetto di restauro è comunque sempre quello più conservativo possibile. Deve essere il meno invasivo possibile. Ecco, questo è valido su tutti i manufatti, ma trattandosi di un manufatto di questo pregio, è una considerazione da fare in maniera molto più attenta del solito, ecco. Diciamo che la gran parte del danno è riversata in questo punto qui, dove ci sono alcuni punti di radica mancanti, gli altri sono riusciti a staccarli completamente, e adesso con questo scalpellino sto ripulendo il fondo del piano di coperta, che è in abete. C'è qualche nodo, insomma, c'è un miscuglio di tante cose. Lì sotto purtroppo c'era anche dello stucco, insomma, c'era molta sporcizia. Poi considerate
che è un mobile che sta in queste condizioni per tanti anni, si forma parecchia sporcizia proprio di suo. Ecco, qui siamo nella fase di invece di reincollaggio delle parti mancanti, e ve ne faccio vedere una delle tante che è stata fatta in questo lavoro di restauro. Applico della colla sul fondo, la applico anche nella faccia interna che è in quella esterna, appunto della parte di radica che stiamo reincollando sul piano. E preparo questo lavoro a effettuare poi una pressione con un martello da impellicciare. Effettuare riparazioni sulla radica è molto più complicato, ovviamente, che impiallacciare per esempio sul mogano rigatino, perché la radica fa molta più opposizione, è molto più difficile da poter abbassare in quanto è un legno tagliato di traverso e non di lungo vena. Di conseguenza è un lavoro da fare con molta calma, effettuando inizialmente una pressione molto leggera, perché altrimenti i pezzi si staccano molto facilmente. E gradatamente che il legno si assesta e comincia a incollarsi sul piano di coperta, man mano che questo avviene si può cominciare a effettuare una pressione più decisa. In questa fase qui, come al solito, il tavolo che parla mi dice lo vuoi fare, e io sto effettuando appunto una pressione sempre più decisa e forte. Ecco qui. Mi accerto. E come vedete i pezzi si sono completamente uniti. Si potrebbe anche lasciare così, semplicemente togliendo la colla in eccesso, ma io farò un altro passaggio per essere proprio sicuro che, ecco, vedete in questa fase delle immagini sto bagnando uno straccio di acqua calda per togliere la colla in eccesso. E dopodiché farò un lavoro aggiuntivo, perché voglio applicare della carta per poterci stringere sopra un morsetto, mettendo a protezione un pezzettino di legno. Tutti questi lavori di incollaggio, diversi tipi di incollaggio, sono spiegati nei miei corsi. I ragazzi del corso principiante studiano queste cose qui. Per chi volesse approfondire le tecniche del restauro, potete andare sul mio sito all'indirizzo www.giovanniconsolo.it. Vi spiegherò passo passo come fare tutto, dalla preparazione della colla da falegname intanto a riconoscere i legni, perché la cosa fondamentale nel restauro è anche riconoscere i legni,
molte persone che mi chiedono consigli sul restauro, che magari si avventurano in dei lavori appunto di restauro, spesso e volentieri non riconoscono neanche il legno del manufatto in cui stanno lavorando, e questo ovviamente non depone bene sull'esecuzione anche di un restauro fai da te. Quindi ragazzi, studiate, io lo faccio ancora dopo 30 anni che faccio questo mestiere, non si finisce mai di imparare. Ecco, metto a protezione appunto questo legnetto e distingo sopra questi due morsetti, appunto procedo in tutto il tavolo, ovviamente queste sono le foto di tanti lavoretti di appunto di sistemazione del piallaccio. In tutte le due mezze lune che sono state scollate, e adesso comincio a fare il lavoro più complicato, che è quello della creazione dell'intarsio mancante, attraverso un taglierino taglio i pezzi mancanti, dove averli disegnati prima attraverso appunto della carta velina e della carta carbone. E in questa fase delle immagini vedete l'esecuzione appunto dell'integrazione. Sono riuscito a fare entrare i pezzettini nella sua sede originale. Pezzettini, in questo caso stiamo lavorando su questo pezzettino bianco qui, che è in legno di bosso. Sono andato prima, ancora prima, alla ricerca appunto dei legni per effettuare appunto una lavorazione con materiale coevo. Come vedete, il lavoro di restauro è la somma di tante piccole attenzioni che è giusto fare, e che tutte insieme poi riescono a far sì che venga un lavoro accettabile. Già, vediamo che rispetto a come è arrivato il manufatto in bottega, già qui comincia a vedersi decisamente un aspetto diverso. C'è questo pezzettino che mi fa un po' impazzire, ma poi alla fine sono riuscito a farlo entrare nella sua sede, e attendo anche qui il tempo di incollaggio della colla da falegname, che solitamente è quello di 24 ore. In questa fase delle immagini vediamo che c'è questa mezza luna. Mi sono autocostruito un supporto attraverso un segreto alternativo e una fresa per poter fare la controsagoma della modanatura, per poter poi reincollare il piano di coperta, i due mezzi tavoli, diciamo così. Questo mi ha permesso di effettuare un incollaggio il più preciso possibile. Ho effettuato il trattamento antitarlo e ho poi fatto degli inserimenti di legno anche nelle modanature, ho fatto piccole riparazioni, ho sistemato anche il piede. L'ho reincollato, e in questa fase delle immagini vediamo la carteggiatura. La carteggiatura, ho anche inserito dello stucco, ovviamente facendolo di doppio colore in base al tipo di legno. In questa fase delle immagini vediamo il piede, che è stato anche questo sverniciato, reincollato e tutto. Questo è l'intarsio prima della lucidatura, e in questa fase qui vediamo il tavolo nella fase della lucidatura. Partiamo con dei movimenti rotatori. Questa è la fase della seconda mano di gomma lacca.
ed è la fase in cui lo dobbiamo definitivamente riempire questa radio. Ma quanto è bello il restauro, ragazzi. Si vede rinascere completamente il mobile. Mettiamo un goccino di olio paglierino nel tampone. E qui acceleriamo un po' le immagini, in maniera tale da velocizzare un po' il video e non annoiarvi. Anche se per i paditi del restauro capisco bene che queste sono immagini che fa piacere sempre vedere. La lucidatura sapete che è un mio punto di forza e peraltro una delle fasi che mi piace di più fare. Velocissimi come la luce. Andiamo a verniciare non solo il centro, come vi dico sempre io, nei manufatti di legno il centro si fa da solo, lo diceva anche il mio maestro, il centro si fa da solo. Andiamo come vedete ad andare a insistere anche sulle modanature e sugli intarsi e saremo pronti per poi effettuare la patinatura, che in questo caso la faremo poi il giorno dopo a lucido antico. Ecco, questa è la fase finale della seconda mano. Scendiamo di velocità nelle immagini e vi faccio vedere un particolare molto importante appunto nella seconda mano. Quando il tampone si va ad asciugare, noi dobbiamo cercare di portarlo proprio a strizzarlo, a spingere, facendo una pressione forte, perché questa è una fase in cui si crea quel film di gomma lacca sul manufatto che fa la differenza, perché è proprio la fase in cui si stira proprio la vernice, si gira e si stira proprio, e si crea proprio una pellicola che vi permetterà di far fare al manufatto un figurone. E questo è un mobile che ovviamente andava fatto questo lavoro di stiratura appunto della gomma lacca, molto importante quando dobbiamo fare delle lucidature a piano pieno con lucido antico o brillantatura. Andiamo un po' indietro nel tempo, vediamo le differenze fra il prima e il dopo. È stato un lavoro che mi ha dato grande soddisfazione. Ecco qui, questa è una foto che è venuta veramente molto bella. Vediamo anche l'aggiunzione, come vedete si nota, ecco, e voilà, questo è il piano di coperta finito e questo è il tavolo finito a casa del cliente. Benissimo, siamo giunti al lato conclusivo di questo video. Vi raccomando di mettere un like al video se vi è piaciuto, di condividerlo in maniera tale da far crescere questo movimento degli amici e degli appassionati di Restauro che Passione. Vi ricordo di andare a margine di questo video, dove troverete tutti i link che portano appunto nel mondo di Restauro che Passione, dove potrete approfondire l'argomento restauro con i vari corsi che insomma io ho pubblicato e che pubblicherò. E vi ricordo di andare sul mio sito dove troverete questo libro
restaura il tuo mobile antico in 7 passi. È un libro che contiene un metodo che vi porterà a eseguire appunto il vostro primo restauro, e vi ricordo che appunto a margine di questo video, come in tutti i miei video e in tutti i miei contenuti, troverete anche il link che porta al mio shop su Amazon. È uno shop dove potete trovare i prodotti e le attrezzature che io utilizzo nel restauro, e insomma e tanti consigli utili per voi. Per qualsiasi domanda vi invito anche a lasciare un commento a margine di ogni mio video, io vi risponderò a stretto giro, e se volete potete anche scrivermi una mail a info@giovanniconsolo.it. Per oggi è tutto, a presto!